Muriel Drasi è nata a New York, ha studiato a Parigi, aveva lavorato a Roma, prima alla Cagnana d'Italia. E amava moltissimo Alghero, ci veniva spesso per amore, avendo sposato un noto algherese, e con la sua intelligenza superiore apprezzava, oltre alla luce mediterranea del luogo, anche molto la profondità della cultura sarda, la serietà degli abitanti. Aveva insegnato a tutti noi amici ad amare Alghero, e ora la ricordiamo con un rimpianto assolutamente inconsolabile, però anche con la felicità di leggere questo suo ultimo libro, Per donna sola, qual è la solitudine della donna. Dalla Cagnana, Muriel Drasi pensa al linguaggio, pensa che la donna non ha un linguaggio per esprimere la sua solitudine, la sua pena, e però riesce a trovare delle donne che in qualche modo hanno trovato la via della comunicazione, di comunicare questo, anche solitudine, questa loro pena. Sono donne come Edda Ciano, come Marilyn Monroe, delle pluriassassine, e tutto raccontato con grande perizia tecnica, naturalmente dalla Cagnana, però anche con una narratività seducente, perché Muriel Drasi anch'essa aveva anche una cultura letteraria. Quindi questo libro, Per donna sola, è veramente eccezionale.